2-0 contro l'Isernia, qualificazione ottenuta con buona prestazione, direi squadra già pronta ovviamente per il campionato che è imminente. Ah, proprio pronta no, una squadra che ha lasciato intravedere delle buone cose, ma dobbiamo ancora migliorare. Abbiamo avuto qualche difficoltà nella fase di preparazione, soprattutto sotto l'aspetto tattico, per un po' i problemi che un po' tutti sappiamo, il fatto di Keita, però sotto l'aspetto fisico la squadra ha retto abbastanza bene il campo, ha fatto una buona partita come hai detto tu. Abbiamo sofferto forse solo all'inizio del secondo tempo, dove Biasella si è fatto trovare pronto in due occasioni di seguito, però abbiamo fatto una buona partita, potevamo già chiuderla prima. E onestamente è stata una sorpresa anche per me, perché pensavo che oggi avremmo trovato, sul piano del gioco avremmo trovato più difficoltà. Senta, confortante il rientro di Keita, uno che, come si dice in gergo, fa reparto da solo in attacco. Ma la condizione è quella che è, l'avete visto tutti, lo sappiamo, è solo una settimana di allenamento, però è un punto di riferimento fondamentale per noi, che ci permette di salire, ci permette di dare la possibilità agli esterni di entrare dentro. È un giocatore per noi fondamentale. Pronti per il campionato, diciamo quasi, almeno quasi pronti, c'è subito un cliente scomodo, questa Vis Pesaro, che sicuramente non verrà così a fare una passeggiata ad Agnone. No, è un avversario difficilissimo, l'ha dimostrato lo scorso anno. Un'ottima squadra che ha fatto un grandissimo campionato. Speriamo che pure loro abbiano trovato qualche difficoltà nella fase di preparazione, però è un avversario da tenere in grandissima considerazione, perché dispone di giocatori, soprattutto under di grande livello. Ha cambiato qualcosa, soprattutto dietro, però è rimasta bene o male la stessa intelaiatura dello scorso anno, quindi è una squadra difficile da affrontare. Senta, la sostituzione di Vinci Guerra dopo un tempo prevista, preventivata? Sì, preventivata, perché col discorso degli under o doveva uscire lui o doveva uscire Petrone. Mi sembrava un po' più dinamico Petrone, però era già prevista all'inizio della partita, insomma, che Bobù giocasse il secondo tempo, poi dipendeva da come andava la partita. Se mi permetti, voglio dedicare questa vittoria a un grandissimo tifoso dell'Agnone che ieri ha rischiato veramente di morire qui sul campo, il professor Catolino, e gli auguro di ritornare al più presto tra di noi, perché è una persona veramente per bene, che sta sempre insieme a noi nella buona e nella cattiva sorte. Gliela dedico a nome mio, a nome della squadra e a nome della società.